Buongiorno a tutti. Quando volete possiamo anche partire con le domande. Buongiorno mister, bella FIFA per Sport Mediaset. Buongiorno a lei. Le faccio subito una domanda un po' delicata. Questo è forse il periodo più difficile da quando allena questa squadra, a tal punto che nelle ultime settimane, in particolare durante il periodo natalizio, si è parlato di dimissioni. Come risponde a queste voci? Ma il periodo è difficile, molto difficile, lo posso confermare, ma anche i risultati purtroppo lo testimoniano. Per quanto riguarda le dimissioni, ahimè, penso sia lecito parlarne, perché è un periodo appunto complicato, nel quale la rosa che abbiamo a disposizione, che ho a disposizione, purtroppo non è riuscita ad essere continua. Come tutti sapete, non siamo riusciti a rispettare le aspettative fino a questo momento. Purtroppo, e mi ricollego anche al discorso mercato, perché ne abbiamo parlato in varie sedi, ho cercato anche di farlo capire, parlandone anche con la società, ma purtroppo questo messaggio, insomma, non è arrivato a tutti. Il mercato era veramente difficile da fare quest'anno ed era difficile perché avevamo determinati giocatori da riscattare. Questo è un problema che comunque andava risolto, quindi o lo risolvi lo scorso anno o lo risolvi quest'anno. È normale che poi non puoi dedicare un'intera campagna acquisti a migliorare la squadra, perché ovviamente devi pensare a riscattare quei giocatori che poi ti hanno fatto alzare il trofeo l'anno scorso, che ti hanno portato a vincere. Quindi ovviamente nel mercato di gennaio dovremo provare un po' a sistemarla questa situazione, ma l'importante è essere determinati, l'importante è che io riesca a inculcare lo spirito di squadra che eravamo riusciti a ottenere lo scorso anno. Per quanto riguarda invece il discorso delle dimissioni, posso dirti che le voci, come ho detto prima, ci possono anche stare, ma non sono fondate, perché io ho parlato con la società, il presidente, che ha riposto tanta fiducia in me lo scorso anno, come dissi in un'intervista appena arrivato, non ha assolutamente intenzione di smettere questo percorso. Che ovviamente vogliamo continuare insieme. È un momento di difficoltà, ma io resto qui, non vado da nessuna parte. Salve mister, sono Compares da Sky Sport 24. Ricollegandomi al discorso del mio collega, visti anche i risultati stagionali della Roma, quali sono gli obiettivi che si pone da qui fino a fine stagione? Punta nel terzo posto o addirittura pensa a qualcosa di più? Grazie mister. Ma è chiaro che noi dobbiamo pensare a qualcosa di più. Ciò non vuol dire che poi sia così scontato raggiungerlo, quel di più, però avendo vinto lo scorso anno abbiamo il dovere di giocarcela fino alla fine per rivincere anche quest'anno. So che è difficile, perché per il discorso che abbiamo anche fatto prima, giustamente bravo che ti sei ricollegato, non siamo partiti bene, non siamo stati continui, però la stagione è ancora lunga e l'esperienza della fase finale dello scorso anno, tra l'altro, ci insegna, che crederci fino all'ultimo deve essere l'unico nostro motto, perché l'anno scorso, 5 giornate dalla fine, sembrava veramente tutto perduto, e poi invece abbiamo alzato la coppa. Matteo Vespasiani, Roma TV, mister, le chiedo, parlando della gara di domani sera, quale pensa sarà l'atteggiamento dei bianconeri? Ma non penso, sinceramente, che avranno un atteggiamento diverso da quello che siamo abituati a vedere nelle loro partite. Questo perché ovviamente loro sono in fiducia e esprimeranno al meglio il loro calcio, come è giusto che sia. Più che altro saremo noi a dover andare lì, ad aggredirli dall'inizio, a pressare alti e a mettere le cose in chiaro, far capire che non andiamo lì per il punticino, ma perché vogliamo portarci a casa la vittoria. Perché poi è normale che a quel punto dovranno essere loro eventualmente ad aver paura di noi, a temerci, perché noi siamo i campioni d'Italia. Stiamo attraversando un periodo difficile, ma noi siamo sempre i campioni d'Italia. Nel calcio poi è così, perché è normale che loro domani sono favoriti, ma noi ad agosto eravamo favoriti. Da agosto ad oggi sono cambiate molte cose, è vero, ma ad agosto chi ha vinto? Hanno vinto loro. Quindi questo conta nel calcio, conta essere determinati e poi vediamo che succede. Domani comunque noi daremo il 110%. Buongiorno, sono Fisgever dalla redazione Tutta la Roba 24. Mi pare che abbiamo tempo per un'ultima domanda? Sì, vada, prego.
Volevo chiederla di spendere due parole su Gonzalo Higuaín. L'attaccante argentino ha il contratto in scadenza e sembra che non abbia intenzione di rimanere. Guarda, ti interrompo subito. Non mi sembra proprio la conferenza stampa per parlare di questo. Domani c'è Juventus Roma, sarà una partita importante, quindi è chiaro che siamo anche in fase di mercato e posso capire, però la partita di domani penso sia in primo piano, quindi queste domande è meglio farle alla società. Su Higuaín posso solamente dire che è arrivato a gennaio dello scorso anno ed è un giocatore straordinario, una persona straordinaria e io mi auguro che alla fine le cose si concluderanno per il meglio. So che ci sono dei problemi, quindi mi auguro che si concluderanno, scusate, per il meglio sia per noi che per il giocatore in primis. Intanto domani è a nostra disposizione e ovviamente sarà come al solito al centro dell'attacco. Ok? Grazie a tutti, a domani, forza Roma! D'agosto ad oggi sono cambiate molte cose. Juve e Roma di rincorsa verso la vetta in un campionato che non aspetta. Per i giallorossi una rimonta tutta da cominciare, per i bianconeri un vantaggio importante in classifica. Buon anno nuovo dallo Juventus Stadium, dove tra poco le due squadre si daranno battaglia sul terreno di gioco. Questa è la classifica momentanea con i bianconeri appunto poco vicini dalla vetta. Vicinissimi alla vetta, solo 2 punti dal Milan che momentaneamente conduce questo campionato di Serie A. La Roma invece un ritardo. Per la Roma invece un ritardo molto più importante, come abbiamo visto, giallorossi al quinto posto in classifica. Forza contro forza perché la Juve ha il miglior attacco con 35 gol segnati, la Roma invece la miglior difesa con soli 13 gol subiti. Si gioca il 1º gennaio ed è una cosa inedita per il campione di Serie A, soprattutto per la storia recente di questo campionato. Strette di mano, come detto prima, però tra poco le due squadre si daranno battaglia perché l'atmosfera è caldissima e adesso se la regia ci assiste andiamo anche a leggere le due formazioni perché la Juve scende in campo con Neto Taripali, Isla, Bonucci, Chiellini e Alaba in difesa con il centrocampo a 3, Marchisio, Kedira e Pereira, le 3 punte, Padoin, Asamoah e Mandžukić. Vediamo un po' come rispondono i giallorossi che vengono qui con la formazione titolare eccetto De Rossi che non viene neanche convocato per una condizione che non è perfetta. Dragoschi in porta, Florenzi, Manolas, Maguire e John in difesa, difesa titolare che a questo punto sembra con il rientrante Maguire al posto di Casares che tra l'altro è un ex, Nainggolan, Luciano e Pjanic a centrocampo, il tridente è quello classico, Insigne e Salah che supportano e il Pivita, Higuaín, forse in partenza, forse no, ma ne parleremo poi. Leonardo San Milano, il direttore di gara, è tutto pronto per l'inizio di Juventus-Roma con i bianconeri che danno il via e si parte. Quest'estate tra queste due formazioni, quel giorno la Roma era completamente fuori forma, c'erano nuovi arrivi non ancora completati, la Juve alzò la coppa col gol di Asamoah in avvio, ma adesso attenzione all'affondo di Nainggolan che rientra sul destro, lasciamo via il cross per Higuaín, esce Neto ma attenzione che la palla diventa buona per Luciano, al limite buona la finta, poi il tocco per Salah, in rigore, Salah fino in fondo, Salah vuole rientrare sul mancino, così è, Salah poi la mette in mezzo verso Higuaín, il salvataggio di Isla, buona Roma in avvio, poi Luciano pensa al destro, lo prova da lontano, Neto c'è. Buonissimo l'avvio dei giallorossi che partono un'altra marcia e così doveva essere, così si attendeva alla vigilia la squadra di Marconi che tra l'altro in conferenza stampa si è fatto sentire, ma adesso è ancora Roma con Insigne dentro per Luciano, buon movimento, poi l'apertura ancora per Salah, è solo Roma in avvio, Mohamed Salah vuole saltare Chiellini che però gli chiude la porta in faccia, Juve che vuole mettere un po' d'ordine, poi porta palla Kedira che va in verticale da Marchisio, si gira, chiude Nainggolan molto bene, riparte la Roma con il tocco per Pjanic che non è sicuramente un velocista ma comunque corre, poi il tocco centrale al campo per Luciano che taglia, c'è anche il movimento di Insigne, buona la palla per Insigne che va l'uno contro uno, rientra sul destro, chiuso però. Poco efficace l'attacco di Insigne che non sta sicuramente facendo del suo meglio in questo avvio. Probabilmente l'unica nota negativa di una Roma che fino adesso è molto positiva. Ma ora attacca la Juve con Padoin che cerca il fondo, Maguire lo va a prendere. Padoin riesce a mettere la gran palla per Pereira, deviazione, calcio d'angolo. Grande chance per la Juve qui. Grande idea soprattutto di Padoin che ha visto il taglio, il movimento di Pereira. E allora il primo angolo della partita lo va a battere Roberto Pereira con il destro sul primo palo, Nainggolan, in spaccata allontana, verso Salah che vorrebbe farla scorrere ma non ci riesce. Bonucci, Chiellini, il tocco per Asamoah che si gira a chiudere ma non la smolto bene. Poi Salah si appoggia di Higuaín, ripartito l'egiziano e quindi tocco per l'11. La corsa di Salah, quella di Ucan, Salah poi si accentra e vede Insigne completamente solo a sinistra, servito in mezzo c'è anche Higuaín, servito anche il Pivita. Ma Pereira ha capito tutto e riesce a chiudere su Insigne che forse è andato un po' lezioso con il sinistro per servire il 9. Grande occasione questa di contropiede, adesso è ripartita ancora la Juve, ma c'è Dragoschi, non c'è un attimo di respiro a Torino, partita bellissima in questi primi 35 minuti.
Va a prendere Higuain che lo tiene anche un po' per la maglia. Marchisio va in verticale. Samoa pesca Mandzukic. Posizione regolare. E siete ora il gol dell'1-0. Mandzukic che non so se l'ha toccata Dragoschi o meno. No, no, non l'ha toccata Dragoschi, penso. Mandzukic ha avuto una palla gol colossale per la Juventus per portare in vantaggio la Juventus. E ha fallito, ipnotizzato dal numero 1 della Roma. Higuain riesce ad allagare per Salah, arriva anche Pjanic, grande palla per il bosniaco che si inserisce, Pjanic la protegge, ancora il movimento di Salah, in mezzo c'è Higuain, Salah dentro ancora per ammirare Pjanic, grande palla, Pjanic dentro l'area di rigore, finisce per terra, calcio di rigore per la Roma, è andato giù Pjanic, aveva già crossato, a palla lontana l'intervento in ritardo di Khedira, poi il vantaggio non si è concretizzato e dunque calcio di rigore, anche giallo per Khedira, partita che si infiamma, come se non lo fosse già, al 43esimo la Roma può passare in vantaggio dal dischetto. La Roma rigorista ce l'ha ed è proprio colui che si è conquistato, ovvero Miralem Pjanic. Di fronte a Neto, vediamo un po', i fischi di paura dello stadium. È pronto Pjanic. La rincorsa, si ferma, va Pjanic! Spiazzato Neto, 1-0 per la Roma. Al 45esimo si sblocca la gara di Torino e vanno avanti i giallorossi con il gol di Pjanic, che quando segna su rigore porta sempre bene, aveva segnato al Bernabeu e poi la Roma aveva vinto. E adesso segna anche stasera, nella stessa porta praticamente, dei nostri teleschermi. È il quarto centro in Serie A quest'anno per Miralem Pjanic, Juventus 0, Roma 1. Pjanic, quindi il tocco per Nainggolan, palla dentro per Higuain, Roma è ripartita benissimo con l'apertura del piepita per Insigne, che azione di contropiede, Insigne prende il fondo, su di lui Bonucci, Insigne la mette in mezzo, Neto la tiene lì. La Roma è ripartita a 360 km/h. Marchisio per il controllo della Juve, attenzione alla velocità di Pereira, lui sì che è un velocista a differenza di Pjanic, allora corre, corre anche Nainggolan, arriva anche Magir che però viene messo giù, quindi attenzione alla Juventus con Padoin, palla dentro per Marchisio, defilatissimo, deve crossare così, è verso Mandzukic, Dragoschi, attenzione però il pallone è lì, e poi esterno della rete, dopo il colpo di testa di Kwadwo Asamoah, lui che continua ad attaccare adesso. Si rischia anche perché non c'è il fuorigioco sulle laterali e qui ingenuità della Roma che lascia sola Samoa, la palla in mezzo per Hernanes, poi Mandzukic, si è mangiato anche questo Mandzukic, non ci credo, ma meglio così per noi, non è serata per l'ex attaccante del Bayern Monaco che ci sta graziando, questa è già la seconda volta clamorosissima che si divora il gol. L'arbitro, la rimessa è della Roma, Roma che sta portando a casa una vittoria fondamentale, sta espugnando lo stadio di una squadra che fino a due partite fa era prima in classifica, soprattutto per la prima volta Marconi in questa carriera riesce a battere la Juventus 1-0 a Torino, decide Pjanic su rigore poco prima dell'intervallo e sono tre punti fondamentali, ma adesso bisogna stare cauti perché bisogna trovare continuità, forza ragazzi e testa adesso alla Fiorentina. Allora, intanto sicuramente l'occhio scappa a dare un'occhiata alla classifica perché siamo a meno 7 dal Milan, a meno 2 dalla Juventus adesso, però ragazzi bisogna essere un po' più tranquilli perché comunque adesso siamo alla 17esima giornata, quindi ci manca più di un girone per terminare questo campionato, noi dobbiamo stare tranquilli, pensare partita per partita, ma soprattutto adesso pensare al mercato. Allora, io faccio i complimenti all'EA Sport. Perché comunque quest'anno FIFA è un gioco molto più realistico, l'ho detto in varie sedi e lo ridico adesso. Perché io prima di giocare la sfida contro, cioè vedete queste notizie qui, leggetele sempre. Io prima di giocare la sfida contro il Lione ho letto un articolo che tra l'altro vi avrò messo sicuramente anche nell'intro prima della partita con il Lione. E c'era scritto che in particolare era, cioè il problema della Roma stava lì dietro in difesa, in particolare un giocatore. Ho pensato, visto che la coppia titolare con Castagne infortunato era Manolas-Casares, Manolas non può essere, Casares era il problema ragazzi, cioè adesso non è che tutto abbiamo perso i punti, non abbiamo segnato là davanti, Ricci si è mangiato i rigori per colpa di Casares, però il senso è che ascoltando quella notizia io ho dato più fiducia a Magir nella partita stessa ha segnato, cioè quindi è chiaro che qualcosa è scattato. Da quella partita siamo, non vi dico rinati, perché comunque la continuità non l'abbiamo avuta. Però nelle tre partite successive abbiamo ottenuto due vittorie. Nelle quattro partite successive, mettiamoci pure il Lione, abbiamo ottenuto tre vittorie. Abbiamo pareggiato solamente col Genoa, ma era un campo difficilissimo comunque sotto la neve. E tutto il resto. Quindi adesso chiaramente è ancora presto per parlare. Ma io cosa, che mosse farò? Allora, sicuramente partirà qualcuno. Quel qualcuno potrebbe essere proprio Martin Casares, che però non vorrei dare via e basta.
Vorrei al suo posto andare a prendere, scambiato chiaramente, Umtiti, proprio del Lione, che mi è piaciuto e tutto quanto. Poi comunque giovane, è un giocatore molto interessante. Quindi io andrei a fare un'offerta al Lione per Samuel Umtiti o Umtiti, ditemi voi, anzi no, per meglio dire, chiediamo informazioni per... non posso chiedere informazioni? Ah, non posso chiedere informazioni. Quindi io qui non so quanto dare perché non possiamo neanche chiedere informazioni, quindi andrei, sicuramente rifiuteranno, però no, sì, 50 milioni tu sorella, 5 milioni più Casares, poi vediamo, chiaramente non accetteranno, o forse sì, perché non ho proprio idea di quanto possa costare questo giocatore, quindi proviamo così. Tra l'altro Casares non vale neanche pochissimo, quindi attenzione, perché potrebbe provare a fare uno scambio alla pari in realtà e quindi prenderlo gratis. Un po' cosa ci dicono, poi in caso, come vi stavo dicendo prima, alzeremo l'offerta. Cosa succede poi? Che noi abbiamo un centravanti molto prolifico, soprattutto in questa stagione ha segnato molto. Però questo centravanti di nome Gonzalo Higuaín è in scadenza. Il suo contratto terminerà a giugno e lo perderemo gratis, lo perderemo a zero, a parametro zero, per il semplice motivo che lui non ha intenzione di rinnovare il contratto. Allora, è normale che Higuaín è un giocatore molto importante e questa stagione si è rivelato tale, però è anche vero che io, pur di non perderlo a zero a fine stagione, preferirei scambiarlo adesso con un altro centravanti di livello che ci possa garantire comunque tanti gol lì davanti, uno alla Lewandowski per dire, no? Magari non proprio Lewandowski, anche perché l'ha già preso Menzo e tutto quanto, però il problema non è quello, cioè non è che non lo prendo solo perché non l'ha preso Menzo, poi vediamo. Però insomma qualche mossa la farei soprattutto in quei due ruoli, ovvero un difensore e la punta. Allora, io ho chiesto informazioni per un po' di giocatori, un po' di esterni, perché quello a cui stavo pensando io, insomma, il centravanti adesso ci pensiamo, però comunque stavo pensando che ci manca un po' intanto un esterno, perché l'anno scorso avevamo un esterno in più che era Iago Falche e quest'anno non ce l'abbiamo. Ma soprattutto ci manca un esterno perché Insigne non sta rendendo come io volevo che rendesse. Sicuramente rende molto meglio quando gioca in mezzo e quindi da falso 9, però questo lo analizzeremo dopo perché comunque è un giocatore che può adattarsi a fare l'esterno e tutto quanto. Insomma, un esterno vero e proprio, soprattutto a sinistra, non c'è. E quindi ci sono un po' di ritorni di fiamma in questo mercato di gennaio. Il primo sarebbe un ritorno clamoroso, che però probabilmente è uno di quelli che non prenderò, sicuramente, o comunque quasi sicuramente, perché si tratta del Coco Lamela. È un esterno destro e quindi già lì lo scarterei a prescindere, però vediamo, sono curioso di vedere quanto lo valuta il Tottenham, perché comunque è un giocatore che mi piace e che continua a piacermi, quello su quello non ci piove. Il secondo ritorno di fiamma è Jorginho, che tra l'altro avevamo scartato per prendere Insigne. E io non lo so, perché questo Jorginho sinceramente mi interessa sempre di più e visto che già in estate l'avevamo praticamente preso, probabilmente è il più vicino ad arrivare a Roma. Poi abbiamo Jesse Rodriguez, una vecchia fiamma della nostra Roma, su FIFA 14 in particolare, colui che ci fece alzare la coppa dalle grandi orecchie in finale contro il Barcellona, e tra l'altro Barcellona che affronteremo agli ottavi di Champions quest'anno, e quindi lo spagnolo che sicuramente è un giocatore molto interessante. Ora passiamo invece a dei giocatori sicuramente molto più complicati da prendere, soprattutto dal punto di vista economico. Il primo è Kevin De Bruyne, che però sarebbe un colpaccio clamoroso. Lui non so sinceramente, perché oltre al budget molto alto il vero problema sta proprio nel ruolo, perché è un ruolo analogo a quello di Insigne e quindi a quel punto non risolviamo nulla, però ovviamente De Bruyne è tanta roba. E poi non poteva non esserci lui, Memphis Depay, che già in estate avevo visto che volevano 63 milioni e ho detto no, Depay non lo prendo. Però ragazzi, Depay, cioè stiamo parlando del mio giocatore preferito in assoluto su FIFA e voi lo sapete bene. E quindi sicuramente arrivasse lui, possiamo pure retrocedere, ma tanto arriva lui. Quindi sarebbe veramente molto bello, anche perché a quel punto risolveremo il tridente perfetto, insomma. E adesso vediamo un po', perché arrivano intanto la prima... non è in vendita per nessuna cifra, quindi proprio ci danno molte chance per De Bruyne, che ovviamente era il più difficile da prendere, probabilmente anche più difficile di Depay.
Qui vabbè, io lascerei andare, più che altro una curiosità, perché ovviamente come vedete tra 63 e 71 milioni noi neanche ci arriviamo a quelle cifre. Però comunque vediamo un po', perché arrivano anche gli altri messaggi. Allora, per la Mela vorrebbero 18 milioni, però allora io la Mela porterei avanti la trattativa, ma la lascerei come ultima chance, sinceramente, anche perché vediamo che ruoli può fare. Lui al limite può fare il COC, però noi almeno nella formazione base giochiamo senza COC. E quindi il problema resta, perché lui comunque è un esterno destro, non un esterno sinistro. In più non è un giocatore analogo a Insigne, perché non è un destro che gioca a sinistra per rientrare, ma semmai l'opposto. E quindi se giocasse a sinistra ci avrebbe comunque l'handicap, se vogliamo, di dover andare sul fondo e crossare. La richiesta per Depay è di 52 milioni, che tra l'altro è più bassa rispetto a quella che avevamo avuto quest'estate, insomma, perché valeva 63 milioni. Quindi il fatto che loro lo valutino di meno può anche essere, le pippe mentali proprio che ho messo a fare, no? Un discorso di calo di rendimento del giocatore, o comunque un discorso semplicissimo, e quindi che loro non ripongono più tutta questa fiducia in Depay. Vediamo, magari ci cascano e noi andiamo sui 32 milioni e a quel punto abbiamo fatto il mercato già. Quindi vediamo un attimo se mettere qualche contropartita. 32 milioni non sono comunque pochi, probabilmente per lui sì. Ora vediamo, perché magari questo signore qui potremmo anche utilizzarlo come contropartita, quindi... quindi sì, quindi proviamo a mettere Bufal e dare a loro 27 milioni e mezzo. Non è che rifiutano, di più, però comunque noi proviamoci, che qualche sculata in passato già l'abbiamo avuta. Allora, intanto offerta per Nainggolan, che però a Lazio si voleva prendere per il culo, perché già in passato ci aveva provato in estate a chiedersi qualche giocatore, ma poi ci puoi chiedere Nainggolan. Allora, io penso, lo Tito da dove li tira fuori 40 milioni, scusa, cioè per capire, no? Comunque, no, Nainggolan non è sul mercato e questo è uno dei pochi giocatori incedibili che abbiamo. Detto questo, almeno adesso, attenzione, perché a stagione in corso non voglio stravolgere la rosa. Già mettete che scambiamo Higuain con un altro centravanti e allora poi diventa un casino. Ma comunque, allora, un Titi, 23 milioni di euro, vogliono minimo 23, noi abbiamo dato 0 più Casares. Io gli do, provo a dargli 15 più Casares, che dobbiamo levarci assolutamente il giocatore uruguaiano. Poi stavo pensando di mettere in vendita Higuain e vedere che squadre, che offerte arrivano, perché è importante anche vedere quello, se effettivamente Higuain interessa a diverse squadre o meno, anche se penso di sì, perché comunque 29 anni, è un gran giocatore, un goleador, contratto in scadenza fra 6 mesi, e questa è la cosa più preoccupante. Io per sostituirlo stavo già pensando in realtà a Aubameyang, perché comunque in quel modo davanti avremo un attacco devastante, perché avremo tre velocisti e Aubameyang sa alternare il fisico, la tecnica e tutto quanto alla velocità, e questo è fondamentale. Poi siamo arrivati alla sfida contro la Fiorentina, arrivano però prima dei messaggi che andiamo a leggere. Accetta clamorosamente il Manchester United, ragazzi, non ci credo, hanno accettato per Depay. No ragazzi, è clamorosa questa è clamorosa. Vabbè, ma come si fa, dai? Loro è troppo bassa, ma sinceramente sti cazzi, cioè hanno accettato loro per Depay, non è mai possibile che hanno accettato loro per Depay. No, vabbè, andiamo a fare stanziamento budget, che mi sento povero solo a guardarlo in faccia, Depay. Però comunque allora, finanze, sistemiamo il tutto. Mamma mia ragazzi, cioè se prendiamo Depay, è finita per tutti se prendiamo Depay. E ovviamente vi lascio con un po' di suspense finale, quindi vi do appuntamento a venerdì con la seconda parte di questo episodio, nella quale andremo a vedere come finirà questa telenovela riguardante Depay, ma vedremo anche molto altro, perché finirà anche il mercato, oltre chiaramente a giocare la sfida contro la Fiorentina. Insomma signori, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un bel like ed un commento. Se non lo siete già, vi invito a iscrivervi al mio canale, e soprattutto, visto che vi ricordo che da venerdì a domenica sarò presente a Romix, e oltre all'Auricchio Crew chiaramente ci sarà anche Bella FIFA, che sarà qui con me, cioè adesso non c'è però poi ci sarà, voi tartassateci proprio di domande sotto questo video e anche su Facebook in privato, dove vi pare, per un fact time, visto che vi piacciono molto i miei fact time, ne registrerò uno assieme a lui. E niente signori, io vi do appuntamento ai prossimi video. Bella. Let's go.
Yeah.